Allora, siamo qui di nuovo per fare il punto sui principali eventi della settimana. Partiamo con il dire che la fase putrescente dell'imperialismo statunitense, è apparsa nel modo migliore dal primo confronto televisivo tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Biden e Trump, che si sono dimostrati assolutamente complementari. Dato che ognuno è indispensabile alla possibile vittoria dell'altro, cioè soltanto un presidente, diciamo, che è completamente travolto dalla demenza senile come Biden, sionista, guerrafondaio, è responsabile del genocidio in Palestina, può consentire l'elezione di Trump che è un criminale, che è stato già condannato, che ha posizioni ultra-reazionarie, e quindi diciamo che soltanto Biden può consentire l'elezione di un personaggio come Trump e soltanto Trump potrebbe consentire l'elezione di un personaggio come Biden. Diciamo che però anche questo dibattito ha dimostrato che è sempre più chiara purtroppo la prospettiva dell'affermazione negli Stati Uniti, anche qui dell'estrema destra repubblicana, che significherà in prospettiva con la presidenza di Trump, a meno che i democratici all'ultimo momento non riusciranno, diciamo, a rovesciare una situazione che sembra ormai disperata. Che dovrebbero presumibilmente trovare un altro candidato in grado di impedire l'elezione di Trump. Comunque, tutto fa credere purtroppo al momento, almeno, che la prospettiva più concreta sia l'elezione appunto di Trump, che significherà da una parte forse la distensione con la Russia, almeno da parte degli Stati Uniti. Ma significherà una guerra insieme a Israele contro l'Iran, che invece l'amministrazione Biden preferisce rinviare, e soprattutto un approfondimento dello scontro contro la Cina. Quindi in realtà, se magari su uno scenario ci potrà essere una relativa pacificazione, sugli altri scenari ci sarà ancora più guerra. Tra l'altro, diciamo che è la dinamica stessa dell'imperialismo che porta alla guerra, per cui alla fine non cambia moltissimo sia che vinca Biden, cioè i democratici, sia che vinca Trump, cioè gli statunitensi, anche se, e questo invece è uno dei pochi aspetti per cui è meno peggio Trump, ma sotto la maggior parte degli aspetti Trump è sicuramente la cosa peggiore. È il fatto che con Trump aumenteranno le contraddizioni interimperialiste con l'imperialismo europeo e questo favorirà, diciamo, i paesi non allineati. Per quello che riguarda appunto l'imperialismo dell'Unione Europea, abbiamo visto che von der Leyen, nonostante le sue posizioni filosioniste, la sua politica guerrafondaia e di apertura all'estrema destra, è stata confermata a capo della Commissione europea con la piena complicità dei sedicenti socialisti e democratici che anche questa volta hanno votato per lei. In cambio, a capo del Consiglio dell'Unione europea ci sarà il socialista, per così dire, portoghese Costa, anche se non si sa se resterà in carica per l'intero mandato o soltanto per metà mandato e sarà poi sostituito anche in questo caso da un esponente del Partito Popolare. Mentre a capo della politica estera, e questo sicuramente segnerà una svolta a destra dell'Unione Europea e su posizioni ancora più apertamente guerrafondaie, perché è stata eletta una liberale estone, nota per il suo estremismo russofobo. E questo appunto ci indica che la prospettiva della guerra dell'imperialismo europeo contro la Russia purtroppo subirà un'escalation. Per quello che riguarda l'Italia, che è guidata dall'estrema destra post-fascista, proprio per questo è rimasta ai margini, quando si trattava di decidere appunto i vertici dell'Unione Europea. Infatti, se è vero che l'estrema destra in Europa è in crescita, tuttavia al momento è ancora parecchio divisa, e questo la rende incapace di
di prendere il controllo della situazione. Anche se in Francia si va prestissimo ad elezioni dove l'estrema destra rischia di vincere, ma questo, diciamo, per una eterogenesi dei fini ha avuto anche un risultato positivo, perché si tratta di elezioni estremamente sentite, e questo sta portando a un processo di ulteriore politicizzazione del popolo francese, che sicuramente è un aspetto interessante e significativo. E questo spiega anche perché la sinistra francese sia molto più avanzata della sinistra italiana sotto praticamente tutti i punti di vista, come abbiamo visto con la formazione di questo nuovo Fronte Popolare della sinistra che si è creato in appena 3 giorni, con un programma estremamente avanzato rispetto a quelli della sinistra italiana, salvo un unico punto, anche se si tratta di un punto fondamentale, che è la prospettiva della guerra alla Russia, perché come sappiamo purtroppo la sinistra francese è troppo subalterna all'imperialismo francese. E poi come sappiamo comunque la guerra è necessaria al capitalismo maturo, per cui all'interno di un paese imperialista, se non sei in grado di passare al socialismo, devi comunque fare i conti purtroppo con la guerra. Per quello che riguarda invece il fronte della guerra in Medio Oriente, qui le trattative per la pace a Gaza si dimostrano sempre di più una farsa che servono soltanto per nascondere il fatto che le potenze imperialiste fanno di tutto per far portare avanti a Israele il suo progetto genocidario in funzione della pulizia etnica. Già, diciamo, questa seconda Nakba ha fatto più vittime della prima, e per il resto abbiamo visto durante questa settimana che il conflitto rischia di allargarsi al Libano. Israele si è detta pronta ad aggredire anche il Libano perché l'opinione pubblica israeliana è favorevole. Fortunatamente l'amministrazione Biden al momento sembra essere contraria e questo un po' ha frenato Israele. Anche perché l'Iran, dopo il probabile assassinio da parte dei sionisti del presidente e del ministro degli esteri, ha dovuto porre a Israele un ultimatum, cioè ha detto chiaramente che se Israele aggredirà il Libano, l'Iran entrerà in guerra contro Israele, e questo ha portato Biden a fare forti pressioni sul governo di Netanyahu. Nel frattempo le elezioni in Iran vedono riprendere forza dopo diverso tempo le forze dei cosiddetti riformisti, che sono, diciamo, in quella che è stata la rivoluzione iraniana, un po' i gorbacioviani, per trovare, diciamo, un'analogia con quella che era l'Unione Sovietica. Quindi diciamo che questa forza dei riformisti ha da una parte degli aspetti positivi, ma dall'altra parte anche degli aspetti negativi. Per quello che riguarda invece il fronte della guerra contro la Russia, qui la Russia continua in maniera molto lenta ad avanzare in una guerra che è diventata ormai una guerra di logoramento. La Russia però è più forte e quindi, diciamo, avanza, anche se avanza molto lentamente, anche perché non vuole portare avanti tattiche cadorniste come quelle che portò avanti l'Ucraina quando voleva vendere una presunta avanzata. Nel frattempo, però, crescono i rischi di escalation, da quanto le potenze imperialiste occidentali hanno dato la possibilità agli ucraini di colpire in profondità, e abbiamo visto che c'è stato un bombardamento che ha colpito i bagnanti russi, quindi ha colpito direttamente la popolazione civile, e questo sicuramente porterà a un'escalation. Anche perché nel frattempo, anche durante questa settimana, il terrorismo islamico, che si dimostra sempre di più un proxy dell'Occidente, ha colpito ancora una volta la Russia, l'Inguscezia in questo caso, disinteressandosi in maniera completa del genocidio in Palestina, anzi colpendo proprio quei paesi come l'Iran e come la Russia, che in qualche modo cercano di impedirlo. Nel frattempo, durante questa settimana, la Corte Penale Internazionale ha confermato purtroppo che c'è ancora una supremazia imperialista a livello internazionale dal punto di vista della capacità di egemonia, perché la Corte Penale Internazionale dell'Aia ha
ha condannato sostanzialmente i vertici dell'esercito russo, mentre ancora non ha condannato i vertici dell'esercito israeliano. E questo a proposito di chi dà per vinta la battaglia del multipartitismo. In realtà purtroppo le cose non stanno così, la battaglia è ancora lunga, ed è ancora lunga dall'essere vinta. Importante Scusa, il questo. multipolarismo, non il multipartitismo, Renato. Sì, scusa, il multipolarismo, sì, volevo dire naturalmente, grazie. Perché come sai ci sono degli studiosi di geopolitica che vedono, diciamo, la tendenza del fenomeno e quindi danno già come se fosse un dato di fatto la sconfitta dell'imperialismo e la vittoria del multipolarismo. Mentre purtroppo questi fatti dimostrano che la battaglia sarà ancora lunga, anche se è vero naturalmente che l'imperialismo è sempre più in crisi e il multipolarismo cresce, però insomma la guerra è ancora lunga. Nel frattempo abbiamo visto chiudersi, almeno per il momento, la vicenda Assange, che si è chiusa con un patteggiamento, quindi sostanzialmente con un pari e patta. Da una parte bisogna dire che è stata molto importante la mobilitazione internazionale per la liberazione di Assange e anche il fatto che gli Stati Uniti a livello internazionale sono sempre più impopolari per lo sfacciato sostegno al genocidio a Gaza, e questo ha consentito la liberazione di Assange, che però dall'altra parte ha dovuto accettare l'accusa di alto tradimento e questo naturalmente è un colpo molto duro contro la libertà di stampa. La quale è sotto attacco anche, come abbiamo visto, questa settimana da parte del governo italiano. Infatti, dopo che la tenuta delle forze di governo italiano nelle elezioni europee ha portato queste forze a rilanciare la loro offensiva verso la Terza Repubblica autoritaria, il governo, che come abbiamo visto si è già dimostrato in difficoltà all'interno dell'Unione Europea, proprio perché è un governo a trazione neo-post-fascista, il governo rischia ancora di più di essere travolto da questa importante inchiesta giornalistica di Fanpage che denuncia come i giovani del partito di maggioranza siano non solo filonazisti, ma anche antisemiti, nonostante la totale alleanza con il sionismo. E così abbiamo visto che l'ex portavoce della comunità ebraica, Mieli, che è una meloniana di ferro, viene esaltata apparentemente da questi giovani di Fratelli d'Italia, ma dietro le spalle viene insultata da quella futura generazione che dovrebbe dirigere questo partito, che oggi purtroppo è il primo partito in Italia. E così esattamente come ha fatto l'imperialismo statunitense nel caso di Assange, anche in Italia i posto neofascisti al governo cercano di mettere fuori legge il giornalismo d'inchiesta, hanno chiesto addirittura al Presidente della Repubblica di intervenire per impedire che esista ancora un giornalismo d'inchiesta. Per concludere, vediamo due cose sull'America Latina, che forse è il fronte più interessante dal punto di vista della lotta all'imperialismo. In America Latina abbiamo visto che il governo di Cuba ha rilanciato la politica antiimperialista, vista l'assoluta impossibilità di scendere a patti con l'amministrazione Biden, che non ha tolto per niente il blocco economico contro Cuba. E quindi abbiamo visto arrivare a Cuba i sottomarini nucleari russi e abbiamo visto sempre nel corso della settimana che Cuba si è schierata coraggiosamente con il governo del Sudafrica per portare avanti la causa contro il genocidio nel principale tribunale internazionale dell'ONU contro appunto i sionisti. Infine, concludiamo parlando brevemente del fallito tentativo di colpo di Stato militare in Bolivia, che sembra confermare quanto sia rischiosa e irrazionale l'incapacità da parte della sinistra di fare fronte comune contro il nemico di destra, perché appunto questo colpo di Stato è stato favorito da uno scontro che c'è all'interno del partito di sinistra che governa da anni la Bolivia, che è il Movimento al Socialismo, dove c'è uno scontro appunto tra
la parte del partito che sostiene l'attuale presidente e l'altra parte che sostiene il precedente presidente, cioè Evo Morales, che vorrebbe tornare a essere presidente. E quindi purtroppo questo scontro sta indebolendo il governo e questo lo ha messo di nuovo a rischio. E con questo concludiamo. Non so se Francesco vuoi aggiungere qualcosa. Beh, diciamo sulle parti iniziali, sì. Il dibattito tra Biden e Trump e diciamo il carattere paradossale della democrazia americana, che poi è simile a quella di molti paesi europei, insomma, in modo particolare, diciamo, nell'Unione Europea, no? Cioè, perché che cosa succede? Che quando non si parla delle questioni sostanziali, cioè non si parla della guerra, non si parla del genocidio, non si parla delle questioni internazionali, eccetera, che cosa succede? Che il dibattito è ridotto e non si parla neanche delle questioni sociali, cioè il dibattito si riduce sempre di più a forme, come dire, pittoresche in un certo senso, no? Quindi entrambi i candidati appaiono pittoreschi e chi la vince è chi la spara più grossa. Nel caso, diciamo, specifico è Trump, cioè Trump ha detto delle cose cioè veramente inascoltabili, delle bugie assolute, insomma, no? E questo, cioè, appare agli occhi di tutti, credo che appaia anche agli occhi degli americani. Il problema è che dall'altra parte, cioè, hai un presidente dei democratici che, oltre ad essere affetto da demenza senile, dice delle bugie palesi e continua a sostenere Israele, mentre appunto i giovani, io credo anche negli Stati Uniti, una parte consistente dell'opinione pubblica non ci crede più. E questo che cosa determina nelle società occidentali? Mi viene in mente un po' Pirandello, no? Cioè che, diciamo, i rapporti tra le persone siano tutti rapporti non autentici fondamentalmente, cioè dove la verità, le questioni importanti vengono nascoste e quindi si discute del nulla, cioè questo avviene spesso anche in Italia tra PD e destra, no? E a volte tu vedi che, cioè io mi ricordo per esempio nei confronti di Berlusconi, che le critiche che il PD faceva a Berlusconi erano sulle sue abitudini, sui suoi comportamenti con le donne, oppure sulla vita privata, sul fatto che deteneva, cioè, però le questioni di fondo della politica berlusconiana erano fondamentalmente condivise. Adesso questa cosa non c'è più, perché purtroppo, secondo me, purtroppo siamo arrivati addirittura al cinismo, no? Cioè la gente non crede più a niente, quindi. Però insomma mi ricordo che quando mi confrontavo con i miei colleghi che, diciamo, appartenevano, soprattutto quelli di fascia medio-alta, che appartenevano a quella fascia di reddito che votava PD, loro veramente si concentravano solo su questi aspetti di natura formale, cioè sull'ignoranza di Berlusconi, su, come dire, i suoi modi un po' pittoreschi, sul fatto che faceva le corna alla Merkel. Ecco, su queste cose, secondo me, di superficie. E quindi poi gli uomini in queste società perdono di vista il rapporto tra la politica e i loro bisogni materiali, cioè la politica diventa un teatro all'interno del quale è ben orchestrato dai media, all'interno del quale tutto viene confuso, dove appunto c'hai delle forze di destra che su alcune cose dicono cose di sinistra, ma in un orizzonte reazionario, no? E per esempio, quante volte abbiamo visto il PD? Pensiamo per esempio alla Russia, no? Cioè, quante volte abbiamo visto le forze di centrosinistra e soprattutto quelle di centro essere in prima linea nella guerra contro la Russia, e invece Berlusconi rappresentare gli interessi della piccola borghesia che invece commerciava contro la Russia? Ecco, in un contesto del genere, nelle persone si crea
una confusione generale, cioè come dire, una mancanza di comprensione del mondo in cui vivono. Quindi allora è come se vivessero in un mondo che non capiscono o che se capiscono capiscono a frammenti. E questa cosa io la riscontro anche in molti compagni, no? Perché appunto questa coscienza frammentaria ti porta a volte a fissarti solo sulle questioni internazionali, a non cogliere i legami con le questioni sociali. Oppure penso per esempio ai quadri del sindacato, io sono, cioè, sono solo nel direttivo, no? E vedo che loro, cioè, si concentrano solo sui problemi propriamente particolari dei docenti, insomma, no? Che loro stessi vivono immersi nel loro nucleo. Cioè, veramente è difficile collegare il macrocosmo col microcosmo. Eppure, cioè, almeno io me ne rendo conto, cioè, il microcosmo è attraversato da queste dinamiche, perché io vedo nel mio ambiente di lavoro che c'è l'autoritarismo, che poi che cos'è l'autoritarismo? È una delega che noi facciamo, cioè tanto più il capo è autoritario, quantomeno noi ci occupiamo delle cose della Repubblica, no? Quindi quantomeno noi siamo in grado di difendere i nostri diritti, di farli valere attraverso l'organizzazione, tanto più siamo frammentati, è come dire, in maniera corrispondente, equivalente, e contraria, diciamo che la società tende a formare dei regimi di tipo bonapartista. E la cosa interessante è che lo fa quanto più è debole a livello internazionale, cioè l'Occidente è più debole a livello internazionale perché la tendenza del multipolarismo è nei fatti, ma le nostre società, se anche vedono questo fenomeno, cioè, i lavoratori non si interrogano su come costruire, cioè, un'alternativa partendo dai propri bisogni nel proprio paese. Questo proprio, cioè, manca, e infatti alle elezioni politiche è mancato. Ecco, questa situazione di teatro, è equiparabile alla fase del fascismo, quindi anche culturale, dico, ci fa anche capire meglio il fascismo, cioè il periodo degli anni 30, no? Cioè un periodo nel quale appunto gli uomini venivano spostati dai problemi, indirizzati verso, diciamo, degli schemi di pensiero e perdevano il contatto con la loro, cioè, con la loro vita materiale in un certo senso. Va bene, grazie Francesco, è stato molto interessante. Alla prossima.